Benvenuti all'ultimo incontro della Cattedra di San Giusto, a tutti i partecipanti di lingua italiana buonasera e benvenuti. Usem slovenskim udeležencem dober večer in dobrodošli. Questa sera purtroppo non abbiamo tra noi il monaco Nicolas Boutet, perché si trova in Cile e non ha potuto prendere l'aereo per essere qui, a causa, voi sapete, del terremoto e delle altre situazioni di emergenza che scattano in queste circostanze. Ci ha inviato un messaggio: carissimi amici, sono completamente spiacente per questo terribile inconveniente. L'aereo era guasto a Santiago, il volo è stato cancellato. Ho cercato per tutti i mezzi possibili di trovare un altro volo per venire a raggiungervi attraverso il Canada, dagli Stati Uniti, dall'Argentina. Assolutamente inutile partire di qui. Mi spiace tanto. Mi rallegro molto di partecipare a questa riunione, almeno spiritualmente. Sono pronto a venire un'altra volta per incontrare i giovani della diocesi di Trieste, il mio caro amico, il vostro vescovo, e anche tutti voi che siete impegnati nell'organizzare questo incontro. Vi prego di presentare le mie scuse a tutti i partecipanti. La prossima volta però verrò direttamente dalla Svizzera, forse sarà più sicuro. Vi auguro una sera benedetta e vi assicuro della mia umile preghiera, ma che viene dal fondo del mio cuore, che sta con tutti voi, in comunione nel cuore del nostro Signore Gesù Cristo, che è venuto a salvarci, vostro Nicolas. L'incontro di questa sera verterà su tre gruppi di salmi, grazie ai quali noi potremo percepire, attraverso la presentazione del nostro arcivescovo, il messaggio di preghiera che il Signore offre al suo popolo. I salmi li troverete indicati nel foglietto che avete sul panco: il Salmo primo, il Salmo 31, il Salmo 150 formeranno il primo gruppo. Ad ogni salmo l'arcivescovo farà un commento. Secondo gruppo: Salmo 115, Salmo 90, Salmo 51. Terzo gruppo: Salmo 55, Salmo 101, Salmo 33. Concluderemo con la proclamazione del Magnificat. L'arcivescovo poi introdurrà alla preghiera comune a tutti i cristiani il Padre nostro, Oce Nostro. Poi il vescovo ci darà la benedizione per iniziare così la settimana santa. Concluderemo e ascolteremo la competente cappella civica che ci ha accompagnato in tutti questi nostri incontri. Prego, Eccellenza. Ecco. Scusi. Presentazione. Prego. Allora, iniziamo ascoltando nell'esecuzione del maestro Roberto Brisotto, organista titolare della cattedrale, il corale di Johann Sebastian Bach, O uomo, piangi il tuo grande peccato.
di dare la parola all'arcivescovo per il commento ai salmi, presento i due attori che leggeranno i salmi e li ringrazio anticipatamente perché hanno dato la loro disponibilità così immediata per rendere possibile questa nostra serata. Presento la dottoressa Valeria D'Onofrio, diplomata all'Accademia dell'Arte Drammatica di Milano, che ha svolto per diversi anni la professione di attrice in importanti produzioni teatrali. Il dottor Francesco Cusmitta, nato a Trieste, attore professionista, attualmente impegnato con l'artista Giuseppe Palmieri in una rappresentazione interessante e importante, anche data a Trieste, To be or not to be, essere o non essere. Oggi è direttore artistico della Bussola dell'attore. Prego, Eccellenza. Grazie, Don Ettore. Insomma, l'esperienza della Cattedra di San Giusto, che pure è stata un'esperienza benedetta al Signore, comunque è stata anche un'esperienza un po' tormentata dallo zampino del demonio, perché c'è stato un mercoledì con la Bora a 170 chilometri in atmosfera di neve e stavolta l'aereo dell'Air France, della prestigiosissima Air France. È capitato anche a me una volta in Madagascar, intorno all'arrivo, che il tuo aereo dell'Air France si era rotto e non è partito. Allora, ieri sera alle 11, mentre stavo andando a dormire, mi telefona il monaco Nicolas Boutet, era disperato, povero figliolo, insomma, il disperato dovevo essere io e invece ho dovuto star là al telefono, non so cosa gli sia costata la telefonata, a consolarlo. Va bene, non avremo le parole sul tema Pregare Dio di Nicolas Boutet, e allora abbiamo pensato bene di far parlare Dio stesso, ascoltando alcuni salmi e quindi riscoprendo questi straordinari tesori di poesia e di preghiera che la Chiesa custodisce e che qualche volta noi cristiani ignoriamo. E cominciamo con, abbiamo diviso questi salmi a gruppi di tre. Permettetemi allora di dire una parola proprio velocissima di introduzione al Salterio. Spero che alla fine di questa serata il Salterio diventi un amico da usare e da usare specialmente per la preghiera. Perché il Salterio, che è un insieme di 150 salmi, composti prima della venuta del nostro Signore Gesù Cristo, quindi la grande preghiera ebraica, che diventa poi la grande preghiera cristiana, è la celebrazione di una relazione. La parola relazione in aramaico è esed, e ricorre nel Salterio ben 100 volte. Quindi è la parola chiave, una relazione tra chi? Allora, è una relazione che si svolge nella tenda, in una tenda, ed è una relazione tra Dio e l'uomo, e tra l'uomo e Dio. E questa relazione copre un'area semantica molto, molto vasta e molto varia, che va dai temi dell'amore, ai temi della fedeltà, i temi della fiducia, i temi dell'intimità. Difatti, nel Salterio trionfano, possiamo dire, l'aggettivo possessivo, il pronome personale, i vocaboli di possesso. Il mio, nostro, rivolto a Dio, provate a pensare, ritorna ben 75 volte. E per una cinquantina di volte Israele è chiamato il mio popolo. Quindi, sono salmi che ci danno i termini di una relazione interpersonale molto varia, ma molto intensa, tra Dio e l'uomo.
Un altro tema che ricorre spesso nei salmi è il tema del ricordare, cioè di Dio che ricorda, cioè non si dimentica del suo popolo. E anche il tema del ricordare dell'uomo nei confronti di Dio. Fin di conti abbiamo nei salmi lo spazio per misurare qual è la relazione che deve caratterizzare il rapporto non solo di preghiera, ma il rapporto essenziale, fondamentale, tra l'uomo e Dio. Solo questi due protagonisti all'interno dei salmi? No. No. C'è anche una terza presenza. È il male. È il male nemico. E accorgerete nella lettura che si farà dei salmi che vi verranno proposti quanto sia presente e aggressivo questo male nemico, che tanta parte ha nelle suppliche del salmista, dell'orante, che direi è una presenza molto forte e molto operante. Vorrei cogliere anche un'altra prospettiva. Nei salmi ogni tanto irrompe il silenzio e l'uomo che si lamenta con Dio perché Dio non parla. Ognuno di noi, molto probabilmente nella propria esperienza di preghiera, qualche volta avrà dovuto fare i conti con il silenzio di Dio. E qualche volta nei salmi appare anche il silenzio dell'uomo, questa sua incapacità di dire una parola a Dio. I salmi, voi sapete, sono il salterio, il grande libro della preghiera cristiana. Se voi venite qui al mattino, ogni mattina, alle 8, trovate i canonici, solo loro. Ma che recitano i salmi del mattutino, delle lodi e dell'ora terza, perché i salmi costituiscono la preghiera dei sacerdoti cattolici. E li recitano in latino e li cantano. Io sono venuto una volta a celebrare con loro, a dire il salterio con loro, ed è stata, devo dire, un'esperienza molto forte. Però mi sono chiesto, ma perché questo tesoro straordinario che San Bellarmino chiamava come la summa, il compendium della preghiera cristiana deve restare così, confinato. E allora molto probabilmente felix culpa stasera, come diceva Sant'Agostino, vediamo se i salmi riescono a far breccia nel vostro cuore e voi riuscite ad innamorarvi dei salmi. Mi rivolgo soprattutto ai giovani. Delle volte facciamo un genere di preghiere che sono le più creative, anche qualche volta un po' campate per aria. Ritorniamo a questa grande preghiera che ha alimentato il cuore del popolo ebraico per secoli e secoli e sta alimentando l'anima e il cuore del popolo cristiano da 2000 anni. E adesso cominciamo allora. Vi do solo una piccola avvertenza. Quando viene letto il Salmo, mettetevi con atteggiamento interiore di ascolto, di disponibilità, di apertura, di accoglienza. Si apre la nostra riflessione con il Salmo numero 1, che è il portale d'ingresso del Salterio. La prima parola del Salmo 1 inizia con la prima lettera dell'alfabeto ebraico, Aleph, mentre l'ultima parola del Salmo si chiude con l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, Tau.
Il Salmo, che fa da portale d'ingresso alla collezione delle preghiere bibliche, vuole sintetizzare in sé in modo simbolico l'arco intero delle parole, ma non solo, mettendo la prima e l'ultima dell'alfabeto, ma l'arco intero della vita. La sua tonalità è di tipo sapienziale e raccoglie al suo interno una beatitudine e una maledizione, rispettivamente destinate a due vie, cioè a due destini umani, quello del giusto e quello dell'empio. Anche la sua struttura poetica è distribuita su un dittico che sviluppa due ritratti. I primi versetti contengono il disegno della fisionomia del giusto, mentre gli altri la figura dell'empio. La figura del giusto, nella tradizione cristiana, si trasformerà invece in quella del giusto per eccellenza, Gesù Cristo. E l'albero simbolico che trovate nel Salmo diventerà l'albero della croce, legno di vita che fruttifica per noi con le acque del battesimo. Ma per tutti gli uomini che cercano la verità e la giustizia con cuore sincero, il Salmo può trasformarsi in un invito a seguire le scelte genuine della coscienza con coerenza e con fedeltà. Che non entra in riunione coi malvagi, non indugia sulla via dei peccatori, non siede nel consesso dei diffamatori. Al contrario, nella legge di Adonai trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Sarà come un albero trapiantato presso un canale che dà frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce mai. Tutte le sue opere avranno successo. Non così i malvagi, non così. Al contrario, saranno come pula che il vento disperde. Perciò non potranno i malvagi alzarsi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Il Signore, infatti, ama la via dei giusti, ma quella dei malvagi andrà in rovina. Accompagniamo con il silenzio questa parola del Signore. Andiamo adesso al Salmo 31. Questo Salmo lo possiamo titolare come il Salmo dell'affidarsi. Alle tue mani affido il mio spirito, dice Gesù poco prima di morire, citando il versetto sesto del nostro Salmo, imitato in questo anche dal primo martire cristiano Stefano. Il Savonarola, pensate, stava proprio trascrivendo nella sua cella il versetto quarto del Salmo, secondo la Vulgata, quando fu preso per essere condotto al supplizio. E il versetto quarto è questo: tu sei la mia forza e il mio rifugio, a causa del tuo nome tu mi condurrai. Il commento più adatto potrebbe essere quello di un'altra finale salmica, molto simile a questa, quella del Salmo 27. Spera in Dio, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera in Dio. Il Salmo 31, con la sua visione di angoscia e di speranza, è divenuto nella storia della tradizione quasi l'epigrafe della vita del giusto per eccellenza, Cristo, e di tanti giusti perseguitati e umiliati, ma in realtà
vincitori. Anche se legato a un poeta del post-esilio, il Salmo è veramente preghiera universale di ogni persona, dedita alla verità e alla giustizia. Prego, Valeria. In te, Adonai, ho confidato. Non sarò mai deluso. Per la tua giustizia, liberami. Porgi a me l'orecchio. Affrettati a liberarmi. Sii per me una rocca fortificata, una piazza forte che mi salva. Tu sei la mia roccia, il mio fortilizio. Per amore del tuo nome guidami e dirigimi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia fortezza. Alle tue mani affido il mio spirito, riscattami. Adonai, Dio fedele. Odio chi venera idoli falsi. Io ho fede solo nel Signore. Esulterò di gioia per la tua grazia, perché hai visto la mia miseria, hai conosciuto le angosce del mio essere, non mi hai imprigionato nelle mani del nemico, hai fissato i miei piedi in un luogo spazioso. Abbi pietà di me, Signore. Sono nell'affanno. I miei occhi si struggono per il pianto, la mia gola e le mie viscere. Si consuma nel dolore la mia vita e i miei anni nel gemito. Si inaridisce per la sofferenza il mio vigore. Si struggono le mie ossa. Sono l'obbrobrio per tutti i miei nemici, la rovina per i miei vicini, il terrore per i miei conoscenti. Chi mi vede per via mi sfugge. Sono inaridito come un morto, senza vita. Sono divenuto come un vaso rovinato. Infatti sento la calunnia di molti, terrore dappertutto, quando insieme contro di me congiurano, tramano di togliermi la vita. Ma io ho fiducia in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio, nelle tue mani è il mio tempo. Liberami dalle mani dei miei nemici e da quelle dei miei persecutori. Fa brillare il tuo volto sul tuo servo. Salvami per la tua fedeltà. Signore, che io non resti confuso perché ti ho invocato. Siano confusi gli empi, siano ridotti al silenzio nello Sheol. Fa tacere le labbra menzogniere che dicono insolenze contro il giusto, con orgoglio e disprezzo. Quanto è grande, Adonai, la tua bontà. La riservi a coloro che ti temono, la dispensi a chi ha fiducia in te, davanti ai figli dell'uomo. Oh, tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi dell'uomo, li fai rifugiare nella tua tenda, lontano dalla rissa delle lingue. Benedetto Adonai, che ha compiuto per me meraviglie di grazia nella sua rocca fortificata. Io pensavo nel mio sgomento, sono escluso dai tuoi occhi. Tu invece hai ascoltato la voce della mia supplica, quando a te gridavo aiuto. Amate il Signore, voi tutti i suoi Hasidim. Adonai protegge i suoi fedeli e ripaga con usura i superbi. Siate forti, il vostro cuore resti sicuro. O voi tutti che sperate nel Signore. Il nostro itinerario nel mondo del Salterio giunge ora al Salmo, che chiude il Salterio.
L'ultimo salmo, il 150, è infatti un suggello apposto al libro delle lodi oranti di Israele. Come noto, in ebraico i salmi sono chiamati Teilim, lodi. Si tratta appunto di una solenne e festosa dossologia musicale, un inno scandito da una vera e propria cascata di alleluia che sembrano non finire mai. Simili alla spirale vocale sonora dell'esaltante alleluia incastonato nel Messia di Handel. L'ultima parola del Salterio è dunque quella della lode pura, dell'adorazione, della poesia e della musica. Tuttavia la nostra lode deve essere sempre elevata a Dio con umiltà. Proprio come suggerisce questo bell'apologo di Sef Haggadah, il libro giudaico dei racconti omiletici, si racconta che quando Davide ebbe finito il libro dei Salmi si sentì molto orgoglioso. E gli disse a Dio: padrone del mondo, chi fra tutti gli esseri che hai creato canta più di me la tua gloria? In quel momento sopraggiunse una rana che gli disse: Davide, non inorgoglirti, io canto più di te la gloria di Dio. Lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua fortezza, lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per l'immensa sua grandezza, lodatelo col suono del corno, lodatelo con l'arpa e la cetra, lodatelo col timpano e con la danza, lodatelo sulle corde e coi flauti. Lodatelo con cembali sonori e lodatelo con cembali squillanti. Ogni essere che respira dia lode al Signore. L'Adoro te devote è uno dei cinque inni eucaristici composti da San Tommaso d'Aquino in occasione dell'istituzione della festa del Corpus Domini. Questa sera la Cappella Civica, diretta dal maestro Marco Sofianopolo con all'organo il maestro Roberto Brisotto, eseguirà di questo inno tre strofe, la prima, la seconda e la settima. La traduzione italiana di quanto sarà ora cantato è questa. Adoro te devotamente, o Deità che ti nascondi, che sotto queste apparenze ti celi veramente. A te tutto il mio cuore si abbandona, perché contemplandoti tutto vien meno. La vista, il tatto, il gusto in te si ingannano, ma solo con l'udito si crede con sicurezza. Credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio. Nulla è più vero di questa parola di verità. O Gesù, che velato ormai ammiro, prego che avvenga ciò che tanto bramo, che contemplandoti col volto rivelato, a tal visione io sia beato della tua gloria. Amen.
nostro itinerario continua e giunge ora al Salmo 115, che affronta un tema di grande attualità. Dio o gli dèi? Al centro del Salmo domina la figura negativa dell'idolo. L'idolo, dice il Salmo, è una cosa inanimata, nata dalle mani dell'uomo, segno di morte e di impotenza, capace solo di rendere simile a sé chi l'adora. La statua dell'idolo è sarcasticamente dipinta nei suoi 7 organi del tutto fasulli. Hanno bocca ma non parlano, hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non sentono, hanno naso ma non odorano, hanno mani ma non palpano, hanno orecchi ma non sentono, hanno naso ma non odorano, dalle loro gole non escono suoni. La fede dell'idolo può generare solo ottusità e morte e riduce l'uomo a oggetto. Afferma Isaia, i fabbricatori di idoli sono anch'essi vanità e come le loro opere preziose non giovano nulla, ma questi devoti non vedono, non capiscono e perciò saranno coperti di vergogna. Il Dio vivente non può dare che benessere e vita. L'idolo morto non può che produrre morte, che è l'aria del silenzio e del nulla. Contro le simie dei, cioè le scimmiottature di Dio, come diceva Lutero riferendoci al nostro Salmo, Israele ritorni al Dio di Abramo, al Dio di Isacco, al Dio di Giacobbe, al Dio non dei morti ma dei vivi. E noi cristiani dobbiamo ritornare a Gesù, che ci ha rivelato il Padre e ci dona lo Spirito Santo. Valeria. Non a noi, Signore, non a noi, ma al Tuo nome da gloria, per il Tuo amore e la Tua fedeltà. Perché i pagani dovrebbero dire, dov'è il loro Dio? Il nostro Dio è nei cieli, egli opera tutto ciò che vuole. I loro idoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca, ma non parlano. Hanno occhi, ma non vedono. Hanno orecchie, ma non sentono. Hanno naso, ma non odorano. Hanno mani, ma non palpano. Hanno piedi, ma non camminano. Dalle loro gole non escono suoni. Sia come loro chi li ha fatti, tutti quelli che in essi confidano. Israele confida nel Signore. È Lui il nostro aiuto e il nostro scudo. Casa di Aronne confida nel Signore. È Lui il nostro aiuto e il nostro scudo. Voi che temete il Signore, confidate nel Signore. È Lui il nostro aiuto e il nostro scudo. Il Signore si ricorda di noi e ci benedirà. Benedirà la casa di Israele. Benedirà la casa di Aronne. Benedirà quelli che temono il Signore, piccoli e grandi. Vi moltiplichi il Signore, voi e i vostri figli. Siate benedetti dal Signore che ha fatto cielo e terra. I cieli sono i cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell'uomo. Non i morti loderanno il Signore, né quanti scendono nel regno del silenzio. Ma noi benediremo il Signore, ora e in eterno. Tra poco ascolteremo una pagina di grande emozione spirituale e fragranza poetica. È il Salmo 90. La vostra nominanza è color d'erba che viene e va, e quella discolora per cui elesce dalla terra acerba,
così Dante nel Purgatorio. Questa terzina dantesca può fungere da titolo, da sigla, per questa intensa elegia sulla precarietà e la caducità umana. Il tema dei salmi, del salmo, è uno dei più esplorati dalla poesia di tutti i tempi, dalla filosofia e dal silenzioso e esplicito lamento dell'uomo. Per la Bibbia il pensiero va subito a certe pagine indimenticabili del libro di Giobbe, in cui è di scena le miserie dell'uomo, abitatore di case di fango cementato nella polvere, la cui vita è delicata come un papiro o come una tela di ragno. I miei giorni corrono più veloci di un corriere, si dileguano senza assaporare la felicità, si volano via come barche di papiro, come aquila che piomba sulla preda. Su questo scenario, però, giunge la grazia del Signore. La grazia del nostro Dio deve sollevare e lietare i nostri giorni e questi pochi anni effimeri. Deve concederci il sapore della gioia, anche se siamo immersi nell'onda implacabile del tempo che fluisce. Deve dare una certa consistenza e permanenza alle opere delle nostre mani. Così il versetto 17, rendi sicura l'opera delle nostre mani. Scrive Weiser, nella luce della grazia di Dio, un riflesso di eternità cade anche sulla vita e sull'opera dell'uomo. Da parte di Dio la fragilità riceve sussistenza, la miseria diventa gloria, ciò che sembrava privo di senso acquista significato. È come se la stella di un altro mondo venisse a risplendere sul fluire dei nostri giorni. Signore, un rifugio tu sei stato per noi di generazione in generazione. Prima che i monti fossero generati e che la terra e il mondo partorissero, da sempre e per sempre tu sei Dio. Tu fai tornare l'uomo alla polvere e dici, tornate, figli dell'uomo. Sì, mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Li travolgi, sono come un sogno al mattino, come l'erba si rinnovano. Al mattino fiorisce e si rinnova, a sera è falciata ed è avvizzita. Sì, siamo consumati dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri segreti alla luce del tuo volto. Sì, tutti i nostri giorni svaniscono per la tua collera. Consumiamo tutti i nostri anni come un soffio. Gli anni della nostra vita sono 70, se si è robusti 80. E il loro agitarsi è fatica vana. Sì, passano presto e noi voliamo via. Chi conosce la potenza della tua ira e chi sente il peso della tua collera, insegnaci a valutare i nostri anni per acquisire un cuore sapiente. Ritorna, Signore, fino a quando abbi compassione dei tuoi servi, saziaci al mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Facci gioire per i giorni in cui ci hai afflitto, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Appaia ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore sui tuoi figli, sia su di noi
la bontà del Signore, nostro Dio. Rendi sicura per noi l'opera delle nostre mani. Rendi sicura l'opera delle nostre mani. Sarà letto tra poco il Salmo 51, il Miserere. L'adesione della comunità cristiana a questo celebre Salmo può essere riassunta nelle parole di Charles de Foucault. Grazie, mio Dio, per averci dato questa divina preghiera del Miserere che è la nostra preghiera quotidiana. Essa racchiude il compendio di ogni nostra preghiera. Adorazione, amore, offerta, ringraziamento, pentimento, domanda. Essa parte dalla considerazione di noi stessi e della vita dei nostri peccati e sale sino alla contemplazione di Dio, passando attraverso il prossimo e pregando per la conversione di tutti gli uomini. Il Salmo 51 è la supplica penitenziale più celebrata, più amata e più studiata. Ed è stato, l'ossatura questo salmo, ideale delle confessioni di Sant'Agostino. È stato commentato da Lutero in pagine altissime, era il canto di Giovanna d'Arco, è stato meditato da moltissimi padri della Chiesa, musicato da Bach, Lulli, Donizetti, Honegger e altri ancora. Adesso Ruhol ha dedicato 58 incisioni tra il 1917 e il 1927. La Bibbia intera è pervasa da un senso vivo del peccato, mai ridotto a mancanza magica o rituale, orientato invece in senso morale e teologico e aperto sempre alla speranza del perdono. Il Salmo 51 ne è una testimonianza limpidissima. Savonarola, in un suo commento, ne esprimeva bene il movimento spirituale umano. Ora, diceva, la paura dei peccati che scopro in me stesso mi dispera. Ora la speranza della tua misericordia mi sostiene. Ma perché la tua misericordia è più grande della mia miseria, io non cesserò di sperare. Pietà di me, o Dio, secondo la tua bontà, secondo l'immensa tua misericordia, cancella le mie trasgressioni. Lavami totalmente della mia colpa, mondami dal mio peccato, perché io riconosco le mie trasgressioni. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro te solo, peccato, quello che male ai tuoi occhi, l'ho commesso. Perciò sei giusto quando parli, retto quando giudichi. Ecco, nella colpa sono stato generato. Peccatore mi ha concepito mia madre. Ecco, tu ami la verità della coscienza e nel mio intimo mi fai conoscere la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e allegria, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli il tuo volto dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova dentro di me uno spirito fermo. Non respingermi dal tuo volto. Non allontanare da me il tuo santo spirito. Riportami la gioia della tua salvezza. Sostieni in me uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te si convertiranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mio Salvatore. La mia lingua acclamerà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.
poiché tu non ami il sacrificio e se ti offro l'olocausto non lo gradisci. Lo spirito contrito è il sacrificio perfetto. Un cuore contrito e umiliato, oh Dio, tu non disprezzi. Nel tuo amore favorisci Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora amerai i sacrifici legittimi, l'olocausto e l'oblazione totale. Allora i vitelli saliranno sul tuo altare. E ora la Cappella Civica eseguirà nella elaborazione del maestro Marco Sofianopoulo un brano tolto dalla liturgia greco-orientale Se Imnumen, che è un canto che viene eseguito durante la celebrazione dell'Eucaristia e precisamente al momento della consacrazione. E queste sono le parole in italiano. Amen. Ti benediciamo, ti celebriamo, ti rendiamo grazie, o Signore, ti preghiamo, o Dio nostro. I salmi affrontano anche tanti temi concreti, il tema dell'amicizia, il tema della fedeltà, eccetera, eccetera. Solo arriviamo al Salmo 55, dove abbiamo qua un salmo dedicato all'amico traditore, all'amicizia tradita. Questo è il tema del salmo, è la protesta dell'orante che si sviluppa nei versetti 10 e 15, e vibrante, lo sentirete, soprattutto nel versetto 14, con quel tu che sembra rimandare il nostro pensiero a tuo cuoche, figli miei di Cesare, colpito a morte. Il salmista avrebbe tutto sopportato da un nemico, ma davanti a un amico traditore gli cadono le braccia, non sa come reagire, resta quasi abbaccinato e stordito. È interessante seguire il ritratto che il poeta fa dell'amico infedele. Egli era un compagno, dice che era un amico, era un confidente, era quindi una persona con la quale
si condividevano educazione, ideologia, esperienza e mentalità. Sa quante volte è capitato nella vita, anche vostra, anche mia, no? Tradimento di un amico. Il vertice della vergogna è raggiunto quando si evoca la fede comune. Nel versetto 15, infatti, assieme alla dolce familiarità, il salmista ricorda una scena del passato che lo accomunava all'ex amico. Appare il cuore spaziale di Gerusalemme, la casa di Dio, il Tempio, verso cui sale la processione gioiosa delle feste liturgiche. I due amici marciano insieme, uniti nei canti, nella pace e nella fede. Su questa scena festiva di armonia e di amore, ormai infranti, il poeta, deluso e tradito, vorrebbe far scendere il sipario del nulla. Sulla purezza sacrale del Tempio vede stendersi l'impurità del tradimento e della falsità, simile a quella dello Sheol, il luogo della morte, l'antipodo del Tempio. C'è però un altro sentimento che penetra nell'orante alla fine della sua preghiera e che gli fa decantare la collera. È l'attesa dell'azione di Dio che sa discernere l'interno dei cuori. Per questo le ultime parole della supplica sono: «Ma io confido in te, Signore». In questo senso potremmo dire che questo Carme così originale e così umano fa un primo passo per giungere sino a quella meta che il crocifisso ci insegnerà. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Porgi l'orecchio, Dio, alla mia preghiera. Non ignorare la mia supplica. Sii attento e rispondimi. Mi agito nel mio lamento e sono sconvolto. Al grido del nemico, davanti al clamore del malvagio, contro di me riversano insulti, mi perseguitano con furore. Nel mio intimo freme il mio cuore, piombano su di me terrori mortali. Timore e spavento mi invadono, lo sgomento mi ricopre. Io penso: chi mi darà le ali di una colomba per volare via e sostare? Ecco, vagando fuggirei lontano, abiterei nel deserto. Mi fermerei in un rifugio lontano dal vento impetuoso e dall'uragano. Distruggili, Dio, confondi le loro lingue. Ho visto nella città violenza e discordia, giorno e notte fanno la ronda sulle sue mura. Nel centro iniquità e dolore, nel centro malizie, dalla sua piazza centrale non si allontanano mai oppressione e frode. Perché non è un nemico che mi ha insultato, l'avrei sopportato. Non è uno che mi odia, chi mi ha diffamato, da lui mi sarei nascosto. Ma sei tu, mio caro compagno, mio amico e confidente, legato a me da dolce familiarità. Camminavamo in sintonia verso la casa di Dio. La morte piombi su di loro, scendano vivi nello Sheol, perché il male è nella loro residenza e nel loro intimo. Io grido a Dio e il Signore mi salva. Di sera al mattino, mezzogiorno, mi lamento e sospiro che Egli ascolta la mia voce. Redime in pace la mia vita da coloro che mi combattono, perché molti sono quelli che mi inseguono. Ascolti Dio ed esaudisca, Lui che domina in eterno. Infatti per essi non c'è conversione, non temono Dio. Si stende la mano contro i propri amici, si violano i patti. Più untuosa del burro è la loro bocca, ma nel cuore c'è la guerra. Più fluide dell'olio le loro parole, eppure sono spade sguainate. Deponi nel Signore la sua sorte
ed egli ti sosterrà, non permetterà mai che il giusto vacilli. Tu, oh Dio, li sprofonderai nella fossa melmosa. Uomini sanguinari menzogneri non raggiungeranno la metà dei loro giorni. Ma io confido in te. Arriviamo ora al Salmo 101, che possiamo definire il manuale dell'uomo politico. Si tratta di un testo abbastanza curioso, ma necessario in tutti i tempi. È stato spesso chiamato lo specchio dell'uomo politico. Si racconta infatti che Ernesto il Pio, principe di Sassonia, avesse inviato un giorno il testo del Salmo 101 a un ministro corrotto per tentare di correggerlo. Si creò allora in Sassonia un detto popolare a proposito di funzionari corrotti. Corri il rischio, si dice anche oggi, di ricevere in lettera il Salmo del principe. Parallelo a molti altri testi biblici, il Salmo 101 è una sorta di manuale dell'uomo politico ideale. I capitoli di questa guida si modulano sull'agire divino nel governo del mondo, retto dalla giustizia, dalla fedeltà e dalla scelta dei poveri. Il ritratto del sovrano perfetto abbozzato dal nostro testo comprende due lineamenti essenziali. Innanzitutto rigore morale della vita personale, dedita all'adempimento integrale della legge e all'ascolto della coscienza. Su questa via dell'innocenza, come viene chiamato al versetto 2, il Signore stesso si avvia per incontrare e sostenere il suo servo fedele. In questo impegno personale c'è anche un aspetto negativo, la distanza che il principe deve tenere nelle sue scelte da ogni malvagità e ingiustizia. La seconda componente è legata alle doti più squisitamente pubbliche e sociali. Lotta contro la calunnia, la dilazione, la falsa testimonianza giudiziaria, attacco ai prepotenti delle alte classi, difesa e amore per i poveri e giusti, selezione accurata dei cortigiani, dei consiglieri e dei ministri, impegno continuo nell'estirpare il male e le ingiustizie. Questo è il programma del re davidico, che secondo la prospettiva teocratica antico-testamentaria sa di non essere arbitro assoluto, ma solo luogotenente del re supremo e giusto, cioè di Dio. La finale del Salmo fa un po' impressione, perché è una finale imprecatoria che può creare un qualche imbarazzo al lettore cristiano. Ogni mattina, si dice e si legge il versetto 8, eliminerò tutti i malvagi del paese per liquidare dalle città di Dio tutti i malfattori. In realtà, oltre che rispondere, perché sa, eliminare è un programma impegnativo, in realtà, oltre che rispondere a un modulo letterario diffuso in Oriente, è l'espressione in forma semitica di un impegno deciso, pronto e quotidiano, ogni mattina, per far brillare la giustizia e tagliare via, estirpare, liquidare la mala pianta dell'ingiustizia e della malvagità. Vedete che nella preghiera entrano anche queste cose. Fedeltà e giustizia voglio cantare, a te, Signore. Voglio inneggiare, voglio agire saggiamente nella via dell'innocenza. Quando verrai a me? Camminerò nell'innocenza del mio cuore, nell'interno della mia casa. Non porrò davanti ai miei occhi atti idolatrici. Odio chi compie infamie, non mi sarà vicino. Starà lontano da me il cuore perverso, il malvagio non voglio conoscerlo.
Chi calunnia in segreto il suo prossimo, lo eliminerò. Chi ha occhi altezzosi e cuore orgoglioso, non lo sopporterò. I miei occhi saranno sui fedeli del paese, perché abitino vicino a me. Chi cammina per la via dell'innocenza, solo costui sarà mio ministro. Non abiterà nell'interno della mia casa chi agisce con inganno. Chi dice falsità non sarà sicuro davanti ai miei occhi. Ogni mattino eliminerò tutti i malvagi del paese per liquidare dalla città del Signore tutti i malfattori. Chiudiamo questo itinerario sui salmi con il Salmo 133, quello che sia un salmo molto conosciuto, che si apre con la seguente dichiarazione tematica. Ecco quanto è buono e bello e quanto è soave che i fratelli abitino insieme. L'illustrazione della tesi è affidata a due comparazioni, quella dell'olio e quella della rugiada. Si tratta di una simbologia piuttosto esotica, legata a due realtà preziose, gli occhi dell'uomo della Bibbia. Il balsamo è segno di ospitalità, di festa, di allegria, ma è anche il segno della consacrazione sacerdotale e regale che si compiva appunto con l'olio profumato. Quello che giovedì santo consacreremo qui, in questa nostra cattedrale. Per questo l'immagine che il salmista assume è quella della consacrazione di un sacerdote. La fraternità, e con la riflessione del salmista, è una realtà sacra, che ha in sé la stessa forza di una consacrazione che pervade tutto l'essere, che coinvolge lo stesso fisico della persona e la sua dignità. Se volessimo in qualche modo trovare un'applicazione concreta a questo salmo, fatto in ebraico di una trentina soltanto di parole, ma dotato di una straordinaria freschezza, oltre ovviamente al messaggio cristiano dell'amore, potremmo fare riferimento al racconto cassidico offerto dal filosofo Martin Buber nella sua leggenda del Baal Sem. Il rabbì di Sasson narrava, questo è il racconto. Come gli uomini debbono amare, l'ho imparato da un contadino. Costui si trovava con altri contadini in un'osteria e beveva. Egli se ne stette a lungo silenzioso con gli altri. Poi, rivoltosi a un compagno che gli sedeva accanto, domandò: «Di un po', mi vuoi bene o no?» L'altro rispose: «Ti voglio molto bene». E il contadino: «Tu dici che mi vuoi bene, eppure non sai di che cosa abbia bisogno. Se tu veramente mi amassi, lo sapresti». L'amico non ardì ribattere, ma io capii. Amare gli altri vuol dire cercare di conoscerne i bisogni e soffrire le loro pene. Ecco quanto è bello e quanto è soave che i fratelli abitino insieme. È come olio prezioso sul capo che scende sulla barba di Aronne, che scende sul collare della sua veste, e come rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là il Signore ha disposto la sua benedizione e la vita in eterno. Thank you.
la Cappella Civica eseguirà un altro brano della liturgia greco-orientale, sempre elaborato dal maestro Marco Sofianopolo, Ti Ipermachos Stratigo, che è un inno alla Vergine, a te qual generale invincibile. E questo è anche l'inizio del famosissimo inno Akathistos. Dunque, quanto sarà cantato ora, così è per noi in italiano. A te, qual generale invincibile, innalzo canti di gloria, io che sono la tua città, o madre di Dio. E siccome tu possiedi la potenza irresistibile, liberami da ogni pericolo, affinché ti proclami, Ave, o Vergine e Sposa. I Salmi, introduzione, testo e commento, edizioni San Paolo di Gianfranco Ravasi. Sono un testo bellissimo, se avete il tempo di leggerlo, di farne tesoro, sarà molto. Ci avviamo adesso alla conclusione di questa ultima incontro della Cate di San Giusto, passando dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento. Adesso, tra poco, verrà letto il Magnificat, il canto della Madonna quando va a incontrare la cugina Elisabetta. Io non farò nessun commento al Magnificat, ma quando ho avviato la Cate di San Giusto ho affidato questa iniziativa alla protezione della Madonna. E quindi voglio introdurre il Magnificat con una piccola preghiera. Maria, tu sei ricolma di doni dello Spirito Santo e ci porti consolazione e pace. La forza con cui Dio ti ha reso presente nella nostra storia è più forte della presenza del peccato. Dio è vittorioso sul nostro peccato attraverso il Figlio tuo. E questa divina vittoria coinvolge te, Madre del Salvatore crocifisso,
che sul Calvario ci hai tanto amato da dare per noi il Figlio tuo. Sul nostro cammino di conversione, che va ogni giorno verso la croce, tu ci sei accanto, segno dell'amore del Padre, Madre di misericordia, mirabile consolatrice degli uomini. Dona anche a noi il tuo spirito di consolazione nei confronti dei fratelli e delle sorelle, crocifissi dal dolore, dalla malattia, dalla sofferenza di ogni genere. Fa che noi pure, come te, diventiamo trasparenza dell'amore di Dio, presenze che annunziano il grande mistero della fede. Noi abbiamo creduto all'amore di Dio. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. Questo nostro itinerario termina con la recita della preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato, il Padre nostro, ed è il vertice della preghiera cristiana. Quando recitiamo il Padre nostro, sappiamo che Dio è un Padre. Sappiamo che noi siamo figli suoi, da sempre amati, che saremo sempre amati da questo Padre. E sappiamo anche un'altra cosa, che essendo figli di un unico Padre, non possiamo che essere tra di noi fratelli e sorelle. Quando recitiamo il Padre nostro, spesso lo recitiamo per le occasioni le più strampalate. Dobbiamo introdurre una riunione, recitiamo il Padre nostro, dobbiamo salutarci. Purtroppo non recitiamo mai il Padre nostro per quello che quelle parole significano. Stasera proviamo a recitarlo, non per altre ragioni, usandolo in maniera un po' strumentale, ma per quello che quelle sante parole che il Signore ci ha donato vogliono e intendono significare. Grazie e che il Signore vi benedica. Conclude questo nostro incontro l'audizione ora del brano di Johann Sebastian Bach, il preludio in si minore eseguito dal maestro Roberto Brisotto.